Buonasera al presidente Primerano, torniamo nel girone B. Buonasera. Grazie presidente, presidente della Virtus Rosarno. E allora presidente, oggi arriva una sconfitta dopo questo bel filotto di vittorie che abbiamo seguito, insomma, e commentato in queste settimane. Può avere fatto la differenza qualche motivazione in più messa in campo dalla Propellaro che era Sì, attardata? è proprio quello. Forse noi abbiamo preso sotto gamba la partita perché i ragazzi magari hanno pensato ad una partita molto facile, anche se dall'altra parte avevamo una squadra che sta lottando per uscire dalle sabbie mobili, quindi è stata più determinata. Abbiamo giocato sottotono e questo è il risultato. Diciamo, bisogna comunque ritrovare un attimo di compattezza perché siete adesso ampiamente in una zona tranquilla, però forse altri 4 punti non farebbero male per essere proprio sicuri, sicuri. Assolutissimamente, la vittoria di oggi ci avrebbe proiettato in ampia zona playoff, in più a 3 punti dal quarto posto, che un paio di settimane fa era una cosa inaspettata. Però dobbiamo lavorare sugli errori che abbiamo fatto oggi, o meglio sulla concentrazione, perché è mancata la concentrazione. Poi qualche episodio arbitrale, discutibile o meno, ci ha messo del suo, e quindi il risultato è quello. C'è Presidente, stato un calo di concentrazione totale di tutta la squadra, non del singolo, ma totalmente della squadra. Oggi ho visto una squadra in campo che è partita con il piede sbagliato, è partita quasi consapevole di aver vinto già la gara, quindi abbiamo preso, sicuramente hanno preso, i ragazzi hanno preso sotto gamba la partita. in ultimo, diciamo. Ragionevolmente la sua squadra non dovrebbe avere nessun problema comunque a centrare la salvezza. Si può investire il tempo che rimane da qui alla fine anche per prendere qualche appunto, diciamo, in vista della prossima stagione? Eh sì, c'è già chi lo sta facendo, quindi Ok, quindi. non è il lavoro che devo fare io, abbiamo altri collaboratori che già stanno facendo questo tipo di lavoro per proiettare il prossimo anno una squadra che dovrebbe stare vertice. Va bene, Almeno questa è la nostra la intenzione. vostra intenzione. Presidente, grazie e a sentirci presto. Grazie a lei, buona serata. Buona serata. Ringraziamo il presidente Primerano della Virtus Rosarno.